Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. In questo video andremo a vedere un argomento che secondo me è molto interessante e che farà uscire il bambino che è in voi. Infatti ho deciso di parlarvi di quelle che sono le fiabe che noi in Italia da bambini abbiamo ascoltato e riascoltato, letto e riletto centinaia di volte. Molte di queste fiabe non sono di origine italiana, ma sono state semplicemente tradotte, quindi sono sicura che le conoscerete anche voi. Siete pronti ad immergervi in una atmosfera fiabesca? Allora cominciamo! C'era una volta. La prima fiaba di cui vi voglio parlare è probabilmente la fiaba più conosciuta in tutto il mondo. Se vi dicessi che parla di una semplice sguattera con una matrigna cattiva e due sorellastre che sogna di andare al ballo reale vestita da principessa, vi dice qualcosa? Esatto, stiamo parlando proprio di lei, di Cenerentola. Si tratta di una fiaba veramente antichissima, le cui origini risalgono all'antico Egitto. La versione moderna della fiaba, però, è quella rielaborata dal letterato italiano Giambattista Basile, vissuto tra il XVI e il XVII secolo, che la intitolò La gatta Cenerentola, che poi è stata inclusa nelle celebri raccolte dei fratelli Grimm e di Charles Perrault. Pensate che nella versione originale di Basile Cenerentola uccide la matrigna, ma questa sarà sostituita da una matrigna addirittura peggiore. La versione a cartone animato di Walt Disney invece si ispira alla rielaborazione da parte di Perrault, che aveva completamente eliminato l'omicidio della matrigna. Insomma, chiunque in Italia conosce Cenerentola, grandi e piccini, senza distinzione, anche grazie ai famosissimi film Walt Disney, che praticamente hanno accompagnato tutti noi durante la nostra infanzia. Una domanda per voi: conoscete la fiaba di Cenerentola? È popolare nel vostro paese? E soprattutto, come si chiama nella vostra lingua? Vi lascio in descrizione il link di affiliazione Amazon se vi va di acquistare il DVD e il libro in italiano di Cenerentola. Adesso invece vediamo se riuscite a indovinare la seconda fiaba. C'era una volta una bambina tanto carina, la cui nonna si era ammalata. La mamma le disse: "Porta questa focaccia e questa tisana alla nonna, così starà meglio." E la bambina partì per la casa della nonna. "Poi, cara mamma, vuoi perché lasci andare tua figlia di 5 anni in giro da sola nel bosco? Vuoi perché la fai andare in giro con un mantello rosso fuoco abbastanza appariscente? Come pensavi che tutto potesse andare liscio?" E infatti, ovviamente, l'evento principale della storia è che il lupo mangia sia la nonna che la bimba, che vengono poi miracolosamente salvate da un cacciatore. Insomma, avete capito di chi sto parlando? Sono certa che anche di questa fiaba esiste una versione nel vostro paese. Qui in Italia si chiama Cappuccetto Rosso. È conosciuta in tutto il mondo grazie soprattutto alla versione di Perrault, intitolata Le Petit Chaperon Rouge, e a quella dei fratelli Grimm, intitolata Rot Caption. Fatemi sapere invece come si chiama nella vostra lingua. Anche in questo caso vi lascio in descrizione il link di affiliazione Amazon se volete acquistare il DVD o il libro in italiano di Cappuccetto Rosso. La terza fiaba di cui voglio parlarvi, invece, è stata scritta originariamente dai fratelli Grimm e il titolo originale era Schneewittchen. E racconta di una giovane ragazza bellissima, anche lei con una matrigna cattiva, e questa in particolare era molto molto vanitosa. Ma com'è che tutte queste protagoniste delle fiabe hanno puntualmente un padre vedovo che si risposa con un demone? Boh. E ovviamente questa matrigna non sopporta il fatto che la ragazza crescendo sia diventata più bella di lei. Allora chiede al suo specchio, che ovviamente parla, chi sia la più bella di tutto il reame. E questo
pensate un po', risponde Biancaneve. Ed ecco quindi che questo suscita l'ira della matrigna, la quale chiede a un cacciatore di portare la propria figliastra nel bosco e di ucciderla. Come prova di averla effettivamente uccisa, poi la matrigna chiede al cacciatore di riportarle i polmoni e il fegato della ragazza. Beh, sì, chi è che non vorrebbe vedere i polmoni e il fegato della propria figliastra che è stata fatta uccidere? Tutto nella norma, insomma. Ad ogni modo, il cacciatore si impietosisce così tanto che lascia vivere Biancaneve e la lascia camminare senza una meta nel bosco, fino a quando lei trova una casetta abitata da 7 nani che lavorano in una miniera. E tutti sappiamo il resto della storia. Pensate che Walt Disney scelse proprio questa fiaba per realizzare il suo primo lungometraggio, uscito nel 1937. Mi raccomando, fatemi sapere ancora una volta qual è il nome di questa fiaba nella vostra lingua. La prossima fiaba di cui voglio parlarvi, allora, non è così popolare come le altre che abbiamo visto finora, probabilmente perché non c'è stato davvero un lungometraggio, cioè una trasposizione cinematografica di grande successo ispirata a questa storia, però è senz'altro una delle favole più conosciute di Esopo, grande scrittore greco antico. La fiaba ha conosciuto poi un'ampia diffusione nel mondo latino grazie alla traduzione di Fedro, celebre scrittore latino attivo nel primo secolo d.C., noto proprio per le sue favole. E quella di cui sto per parlarvi è La volpe e l'uva. La versione di Fedro recita: spinta dalla fame, una volpe tentava di raggiungere un grappolo d'uva posto in alto sulla vite, saltando con tutte le sue forze. Non potendo raggiungerla, esclamò: non è ancora matura, non voglio coglierla acerba. Coloro che sminuiscono a parole ciò che non possono fare debbono applicare a se stessi questo paradigma. Come da tradizione per le favole, anche questa si conclude con una frase finale che viene definita morale, che generalizza il significato della storia e si propone di insegnare qualcosa al lettore. In questo caso ci insegna a non sminuire gli obiettivi che non riusciamo a raggiungere. È una favola che è veramente molto presente nella cultura popolare, tanto che la utilizziamo come riferimento in qualsiasi situazione simile, e non solo in Italia. E voi conoscevate già questa favola? Fatemi sapere nei commenti se esiste una versione analoga molto simile anche nei vostri paesi. L'ultima fiaba invece di cui vi voglio parlare è famosissima, soprattutto grazie al popolare film Disney del 2010. Originariamente raccolta dai fratelli Grimm nella prima metà dell'Ottocento e da allora divenuta popolare in tutto il mondo. Tutti conoscerete sicuramente la storia come ci è stata raccontata da Walt Disney, ma la versione originale era lievemente differente. Nella versione originale dei fratelli Grimm, infatti, una giovane coppia di sposi viveva accanto ad un meraviglioso giardino circondato da alte mura, che apparteneva ad una potente strega, Dama Gothel. La coppia desiderava ardentemente un figlio e quando finalmente la donna rimase incinta, le venne una gran voglia di mangiare i raperonzoli che crescevano proprio nel giardino della vecchia strega. Allora il marito scavalcò il muro per poter entrare e raccogliere qualche mazzetto per sua moglie, ma durante la sua seconda visita al giardino fu scoperto dalla strega, che gli consentì di ritornare a casa con i mazzetti dei raperonzoli a una condizione: una volta nato, il bambino sarebbe stato consegnato a lei. E così il resto della storia lo conosciamo tutti. Nacque una bellissima bambina chiamata Raperonzolo, Rapunzel in lingua originale, che fu consegnata alla strega e imprigionata in un'altissima torre, da cui la strega entrava e usciva attraverso l'unica finestra, grazie ai lunghissimi capelli dell'ormai giovane ragazza. Un giorno un principe che passava di lì per caso, perché i principi passano sempre per caso nelle fiabe,
ascoltò il meraviglioso canto che proveniva da quella torre e ne rimase profondamente colpito. E dopo una serie di peripezie e cose complicate, i due finalmente si sposarono e vissero felici e contenti. E voi conoscevate questa storia? Fatemi sapere come sempre nei commenti e soprattutto fatemi sapere come è chiamata nel vostro paese. Ed eccoci giunti alla fine di questo video. Ma se volete saperne di più sulle fiabe italiane, se volete leggerne qualcuna ai vostri figli o ai vostri nipoti, allora potete dare un'occhiata a un libro che vi ho lasciato in descrizione. Troverete il link di affiliazione Amazon e in questo libro ci saranno decine di fiabe italiane. Fatemi sapere se vi interessa l'argomento. Se invece volete continuare a rilassarvi, ma anche farvi qualche risata, allora non perdetevi il video che ho realizzato in cui provo a spiegare dei meme o meme italiani. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece volete saperne di più sulla lingua e sulla cultura italiana, non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter, oppure sul nostro sito www.learnamo.com. A presto!